Nozze d'argento per Ryanair, in ogni caso il sodalizio con l'aeroporto d'Abruzzo dura da 22 anni. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel primo volo per Londra Stansted e oggi festeggia 8 milioni di passeggeri. Milioni di passeggeri che hanno potuto viaggiare con noi per lavoro, per famiglia, anche per passione, ma anche 8 milioni di turisti che hanno potuto visitare una terra, quella dell'Abruzzo, che è meravigliosa e l'hanno potuto fare in maniera diretta. Ricordiamoci che delle 15 destinazioni estive Ryanair qui a Pescara, ben 10 sono in camming, quindi turismo, destinazioni internazionali, turismo sul territorio, un territorio che realmente va visitato e va esplorato. 25 anni fa Ryanair atterrava in Italia con appena 200.000 passeggeri. Erano tempi, ricorda Bolle, in cui anche io studente universitario facevo le corse per trovare posto che prima non si prenotavano e ci si attrezzava con uno zaino il più capiente possibile per andare all'estero. Come è iniziata questa Summer Edition? La Summer a Pescara è iniziata molto bene, abbiamo una Summer estremamente ricca, abbiamo un 18% in più di crescita rispetto all'estate scorsa e abbiamo un 48% di crescita in più rispetto al pre-Covid, quindi alla Summer 19. 15 destinazioni, tutte esclusive Ryanair, e non possiamo che essere contenti. Realmente uno scalo che sta dando soddisfazioni e ci auguriamo lo faccia in futuro. L'ultima delle 15 rotte, la nuova per Catania, ha portato fortuna a due viaggiatori fedeli alla compagnia irlandese che si sono visti recapitare altri due biglietti con destinazione da decidere. Certo, sono felicissima. Viaggiate spesso con Ryanair? Sì, molto. Solo Ryanair perché abbiamo l'aeroporto a 10 minuti da casa, quindi per noi è comodissimo. Qual è il prossimo viaggio in programma? E il prossimo abbiamo già comprato per Madrid ad agosto e poi Parigi vorremmo andare anche. Un viaggio è sempre un regalo in sé, se poi merita il dono di un biglietto vale doppio. Penso che premia il cuore, la mente, è un premio sempre viaggiare perché fa benissimo. E dopo l'8-milionesimo passeggero, il sodalizio tra Ryanair e l'aeroporto d'Abruzzo guarda al futuro con sfide importanti, incoraggiate dai risultati anche solo riferiti all'ultimo anno. Ryanair, dopo oltre 20 anni, sono transitati circa 8 milioni di passeggeri, abbiamo raggiunto il record storico grazie anche agli oltre 600.000 passeggeri dell'ultimo anno che Ryanair ha fatto transitare ad Abruzzo Airport.